È arrivato finalmente quel giorno, il fulgido giorno in cui gli spaghetti incontrarono il Kinder Bueno. Siccome lo mangio dopo palestra, è fit! Saliamo l'acqua! Dolce e salato stanno bene insieme. Focaccia nel cappuccino, Nutella con i crackers, melone e prosciutto crudo. La pasta è un alimento neutro, quindi lo sali ed è come se tu stessi mangiando il pane. Quindi niente di sconvolgente. Bambini, vi tenevo alla droga, non seguite i miei esempi di pranzi perché io ho un'alimentazione scorretta. Pasta nel piatto! Lo spezzettiamo tutto dentro, entrambi i pezzi. No, non andiamo al microonde. Sta sciogliendo così da solo. Figata assurda! Potrebbe sapere troppo poco di cioccolato. È buono. La prossima volta la provo col marzo. Non mondiale, perché il Kinder Bueno è mondiale da solo. È un esperimento da provare. Cioccolata e ricotta avanzata, quindi facciamo una pasta, come è ovvio, no? Condiamo tutto nel piatto. Questi sono 50 grammi di ricotta e 30 di cioccolata. Sempre perché bisogna essere grassi e consapevoli. Acqua della pasta che è salata, perché è un dolce, ma il contrasto salato-dolce è una figata. Prova a pensare ai crackers con la Nutella o la focaccia nel cappuccino. Poca acqua per volta e comincia a mescolare. Abbi fede, prima o poi succederà la magia. Ecco, otterrai questa crema di Mr. Enki. Passa nel piatto e mescoli. Se vuoi puoi arricchirla pure con una banana, ma io oggi sto, basta così. E pronti? E pronti? È buono. Altro che Giovanni Rana. Ricordatevi la scarpetta col dito. Facciamo la pasta con Nesquik. Dica basta, dica basta. L'ho preso su Cibo USA, Alice Pizza 12 per pagare il 12% di meno. La pasta si cuoce in acqua salata, il contrasto ci deve stare. Poca poca perché è colazione. In padella burro e banana. Sembra una follia, ma io questa pasta la faccio in versione salata con la pancetta alla fine, il parmigiano è buonissimo. Facciamo andare le banane per 2 o 3 minuti, fiamma molto bassa. Mettiamo la pasta con la banana per un minutino, così si prende tutta la ciccia. Un ultimo tocchetto di burro che ci sta bene tutto. Il nero sfina, però il bianco ringiovanisce. Piattino di Baby Shark. Tac. E vai, e vai, e vai, vai. E pronti. Vabbè, buonissimo. Se avete altre idee per il topping, ditemelo nei commenti. Stra buono. Una bellezza. Tutto è brutto della pasta con la Nutella. Così troviamo un fratellino a questo brufolo, va? La Nutella ce l'abbiamo ed è già bella sciolta, ma nel caso servisse usiamo questo latte, ovviamente alta digeribilità perché mangiamo sano. E io ci metterei una banana anche. Nel piatto dove mangiamo ci schiaffiamo la Nutella. Sembra poca, ma sembrerà sempre poca. La pasta è bollita in acqua salata normale. Pasta calda qua dentro. Adesso vediamo se si mescola da sola, ma mi sembra di sì. Un po' di banana, continuiamo a mescolare. Ma che figata. E pronti. Non è che ha provata di più. Almeno un'altra cosa che ci potrebbe stare bene, una spolverata di zucchero a velo. Un giorno farò la pasta col Kinder Bueno. Oggi in via del tutto eccezionale pane e non dito. Ciobar e frutta, stiamo pensando tutti alla stessa cosa, giusto? Ci facciamo una pasta. Nell'acqua si mette il sale. Non cominciate con questa roba di mettere lo zucchero nell'acqua. Qui è come se volessimo mangiare i crackers con la Nutella. Ci deve essere un contrasto. Alla pera tolgo la buccia che però mi mangia a mano perché non voglio che l'amarognolo della buccia finisca nella cioccolata. Buttiamo la pasta, facciamo la cioccolata. Tac. Mescoliamo finché si addensa da sola. Bella densa la vogliamo, eh? Con il potere del frustino togliamo tutti i grumi. La cosa bella è che ho fatto colazione con i fagiolini prima. E adesso sto pranzando con la pasta con la cioccolata. La cioccolata è stupenda. Un po' di banana e un po' di pera qua dentro. Mescoliamo. Ci sarebbe bene dello zucchero a velo che purtroppo non ho. Metto lo zucchero normale perché per me la cioccolata è troppo amara. E pronti. Secondo me è buona, buona. Meglio della pasta con Nutella ricotta quasi. Non lo so. I cereali ci starebbero benissimo qua dentro, che farebbero lo scocchierello. Proviamo, purtroppo sono al cioccolato pure questi. Ci sta, buono. Ovviamente scarpetta col dito. Tutorial brutto della carbonara di Nesquik. Perché sono una grande fan di Star Trek e bisogna avere coraggio nella vita. E lancio la mia sfida Strega Salamander. Prova a mangiarla, prova. Partiamo dalla base classica. Un uovo intero e 2 tuorli per 2 persone.
aggiungiamo 13 g di Nesquik. 13, proprio come raccomanda la confezione. Per rendere la cremina più densa aggiungiamo un po' di banana. E per un po' intendo una intera. Infarina leggermente una banana e friggila in olio caldo. Fritta! Pasta! Quando è bella colorata la puoi togliere. Pronti! La banana fritta? Buona banana fritta! Se dovesse avanzare della pasta perché a casa tua qualcuno ha un palato che funziona, con gli albumi avanzati ti facciamo una frittata. Quando non vedi più il liquido, gira la frittatina e fai cuocere pure sotto. Pronti! Basta che non me la mangio tutta. L'acqua della pasta è a bollire, ora facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo della ricotta, la mettiamo in un piatto. Ci mettiamo un cucchiaino di zucchero, ma anche due. E fin qua niente di strano, perché qualsiasi nonna ha fatto la pasta ricotta e zucchero ogni tanto. Ma noi livelliamo, perché ci mettiamo un po' di cacao. Le dosi questa volta sono un po' casuali, perché dipende dal cacao che usi, dalla tua voglia di zucchero. Ammorbidiamo con un po' di latte. Poi lavoriamo tutto con la forchetta, fino a che non viene una crema. L'ho assaggiata, è bestiale. Come pasta c'è questa qui, che mi piace un sacco. Ovviamente l'acqua della pasta è salata, eh? No zucchero nell'acqua della pasta, sale! Secondo me fredda la pasta darebbe il suo meglio, ma io ho troppo freddo, cioè no. E pronti? Chi non prova la pasta dolce è pazzo. Un giorno di questi voglio fare la pasta di Elf. Sugo di pomodoro, sopra ci mette lo sciroppo d'acero. Deve fare uno schifo, voglio troppo assaggiare. Magari è buonissimo. Buonissimo col capoppano.